Pietro Petruzzelli e i bambini, a Città dei Libri. Pietro Petruzzelli legge una storia sulla differenziata, sulla raccolta differenziata, una storia un po' particolare, ma quanto ha influito il tuo essere padre sull'essere assessore dei bambini? Beh, essere padre, come dire, è una cosa che riempie degnamente una vita in qualche maniera, quindi anche leggere una storia ai bambini è come se la leggessi ai miei figli, è come se provassi a trasferire quelle stesse emozioni ad un numero di bambini maggiore. Poi guardate, la differenziata è importante, i bambini possono essere dei veri e propri agenti di cambiamento, non solo perché saranno gli adulti del domani, ma perché, io lo vedo con i miei figli, i bambini sanno incalzare i propri genitori. L'altro giorno sono stato in una scuola, ho parlato a loro della differenziata, di che cosa succede ai rifiuti dopo che vengono differenziati, e mi ha chiamato un genitore il pomeriggio dicendomi: ma mio figlio è tornato a casa, ha controllato nella busta della differenziata se avevamo fatto bene il conferimento dei rifiuti. Quindi sensibilizzare i bambini è una cosa bella. Assessore, Bari è una città a misura di bambino? Bari è una città che vuol diventare a misura di bambino, non lo è ancora per una serie di questioni, anche legato al tema dell'ambiente, però ci stiamo lavorando, ci dovete dare solo un po' di tempo. E quindi è più facile lavorare sui bambini o sugli adulti? Dal suo punto di vista? È molto più facile lavorare sui bambini. Gli adulti si è già segmentato in loro, a volte, e per una parte degli adulti, dei comportamenti non virtuosi. Sui bambini invece si può innestare atteggiamenti virtuosi che fanno dell'ambiente e del rispetto di tutto quello che hanno intorno una cosa in cui credere davvero.